Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi, come potete vedere alle mie spalle, sono in compagnia della zucca e quindi video di Halloween, perché ormai sapete che quando c'è la zucca dietro vuol dire che io vi parlo di qualcosa che in qualche modo si può associare al periodo di Halloween. Oggi vi faccio vedere anche un'altra zucca, perché quella non è l'unica. Oggi ho anche questa zucca, che è fantastica, è una bellissima zucca, me l'ha regalata mio suocero che le coltiva, ne ha tantissime e me l'ha fatta scegliere. È veramente favolosa questa zucca, mi piace tantissimo perché mi ricorda un po' la zucca di Cenerentola. Solo che anziché trasformarla in una carrozza, io la vado a trasformare in un risotto. Quindi vi propongo la ricetta del risotto alla zucca, che è un piatto molto semplice da cucinare e molto molto gustoso. Quindi andiamo a vedere insieme come si fa questo primo piatto così buono e gustoso. Per fare il risotto alla zucca ci serviranno dei cubetti di zucca, quindi la zucca che vi ho fatto vedere prima, nel frattempo l'ho sbucciata, l'ho pulita e l'ho tagliata a cubetti, quindi più o meno, insomma, diciamo che 250 grammi di zucca per un risotto per due persone di porzioni comunque moderate possono bastare. Poi vi servirà ovviamente il riso. Più o meno, diciamo, un etto di riso, poi un dado da brodo, vi servirà la cipolla perché faremo un piccolo soffritto di cipolla, un pochino d'olio d'oliva, sale e parmigiano. Adesso andiamo ai fornelli così vediamo la preparazione, in che cosa consiste. Quello che dovete fare adesso è mettere un pochino d'olio e un pochino di cipolla a soffriggere in una padella con il bordo alto oppure in una pentola antiaderente. Lasciate soffriggere per un po' e poi aggiungete i cubetti di zucca. E lasciamo cuocere per qualche minuto. Io, intanto che la zucca cuoce, vi anticipo che utilizzerò del riso integrale, che è questo per la precisione. Il riso integrale molte persone non lo utilizzano perché ci mette troppo tempo a cuocere, però io ho trovato un tipo di riso che cuoce in 14 minuti, quindi decisamente un tempo ragionevole per essere riso integrale. E vi dico anche che si tratta del riso gallo integrale. Qui lasciamo cuocere i cubetti di zucca insieme alla cipolla, giriamo di tanto in tanto ovviamente. La cipolla e la zucca hanno raggiunto un buon livello di cottura, quindi a questo punto aggiungiamo il riso e lo aggiungiamo così a secco, diciamo in un certo senso, perché lo andiamo a tostare leggermente. Lo andiamo a girare insieme alla zucca e alla cipolla, lo tostiamo leggermente. Quindi senza acqua, senza olio, senza nulla. Lo lasciamo tostare pochi minuti e poi andiamo ad aggiungere un po' d'acqua. Mi raccomando, l'acqua va aggiunta sempre a piccole dosi e poco alla volta, perché la zucca è una verdura che ha già molta acqua di suo, quindi rilascia già la sua acqua. Quindi se voi andate a mettere troppa acqua, poi diventerà un pastone, non diventerà più un risotto alla zucca. Quindi aggiungete l'acqua molto molto lentamente e andate ad aggiungere anche il dado da brodo. Il dado da brodo tenete presente che è molto salato, quindi quando poi andrete ad aggiungere il sale, io vi consiglio prima di assaggiare il riso e poi dopo aggiungere il sale, perché con il dado da brodo che è già salato rischiate di andarne a mettere troppo. Quindi insomma, questo è un piccolo suggerimento. Mettete il dado intero così come sto facendo io e andate ad aggiungere piano piano e moderatamente l'acqua, in modo che poi praticamente il risotto e la zucca cuociano nel brodo di dado. Potete anche utilizzare un brodo di carne se lo avete, anzi sicuramente viene tutto molto più buono. Continuate a mescolare in questo modo. Adesso ho aggiunto acqua a sufficienza, quindi faccio cuocere a fuoco moderato il risotto, mescolandolo di tanto in tanto e stando sempre attenta comunque che non si asciughi troppo. Lo lasciamo cuocere tranquillamente, lo mescoliamo di tanto in tanto,
ci metterà più o meno un quarto d'ora, 20 minuti, perché insomma il riso cuoce in 14 minuti, però poi ovviamente per farlo insaporire magari io lo lascio 5 minuti di più, lo giriamo, poi ci vediamo dopo per il risultato. Ecco, adesso il riso ha cotto più o meno 20 minuti, 25, perché poi a me piace che la zucca sia molto morbida, quindi l'ho lasciato cuocere un pochino di più, l'ho assaggiato, è molto buono, molto gustoso ed è pronto per essere gustato. Vi auguro buon appetito e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!